durante la fase 2 del programma Il Cui Quartieri dell'Innovazione, promosso dall'Assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune a sostegno di progetti in grado di migliorare la vita della città e dei suoi abitanti. 36 proposte di innovazione sociale, selezionate a seguito di un percorso di incubazione durato un anno, riceveranno un contributo a fondo perduto tra i 30 e i 140 mila euro. Questo percorso Quartieri dell'Innovazione è arrivato alla conclusione della seconda fase. C'è stato un lungo percorso, una prima selezione con un accompagnamento formativo, poi sono state selezionate 36 idee, purtroppo dico 36 idee perché anche le altre che non hanno passato questo secondo step sono tutte idee molto valide. Questa iniziativa da parte del Comune, che mette a disposizione 2 milioni e mezzo di euro per il progetto Quartieri dell'Innovazione, rappresenta a mio avviso la ricchezza del nostro tessuto dal punto di vista dell'innovazione, soprattutto di tipo sociale. Innovazione, sfidare il senso comune, provare a interrogarsi e a chiedere a se stessi, proviamo a non fare ciò che viene sempre fatto, proviamo a sfidare il senso comune. Il Comune affiancherà inoltre le organizzazioni nella sperimentazione della propria idea all'interno del contesto di riferimento. In una città che ha bisogno sempre di più di mettere al centro le persone, di un welfare partecipativo, credo che questa sia un'esperienza che coniuga la volontà di costruire nuova impresa, il tema del lavoro e il tema dell'innovazione sociale appieno. Siamo molto soddisfatti che questo percorso finalmente si sia concluso e possano partire le attività dei singoli progetti.